Ciao a tutti, io sono Anni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è recensione flash di due libri fantasy che sono uno il seguito dell'altro, ossia Fidanzati dell'inverno e Gli scomparsi di Chiara di Luna di Christelle Davos. Questa quadrologia, in realtà, io ho letto solo i primi due libri perché sono stati pubblicati solamente questi due libri. Da quello che ho capito dovrebbe uscire anche il terzo in Italia, il quarto non è uscito neanche in lingua originale, quindi lasciamo proprio perdere. Comunque al momento sono solamente questi due che raccontano le vicende di Ofelia, una ragazza che è un po' goffa, un po' bruttarella, per me io la immagino un po' bruttarella, che ha due poteri straordinari, ossia l'attraversa specchi, attraversa gli specchi appunto, e leggere il passato degli oggetti. Però che lei si dovrà trovare a sposare un ragazzo Torno di cui non è innamorata, non conosce niente di lui, ma che poi imparerà a conoscere. E lei lo rifiuta, poverino, io me lo immagino bellissimo lui. Però lei, diciamo, lo rifiuta nonostante lui voglia creare un rapporto con lei sincero. Però, cioè, che cazzo, Ofelia? Cioè, ma che. Perché mi fai questo? Nonostante questi due libri mi siano piaciuti e voglia continuare a leggere le disavventure di Ofelia, perché dovrà affrontare tantissime disavventure, soprattutto in questi due libri, in realtà più nel secondo che nel primo, dovrà passarne tante, insomma. Però vediamo un po' le caratteristiche di questi due libri. Ci sono più contro che pro in realtà. Prima di tutto il fastidio che mi dà la zia di Ofelia. Allora, perché esiste ancora? Cioè, perché non trovi un modo, cara autrice, di farla fuori a sta poraccia? Cioè, e poi un altro cosa che mi dà fastidio, che mi ha dato fastidio, è che Thorne è sempre così rigido. Sempre così freddo nei confronti di tutti, deve sempre comandare lui, sapere tutto lui, come per dire, cioè io so tutto e voi non sapete niente, io so riccone, voi non potete fare niente, so tutto io, faccio tutto io, no, non fai tutto tu niente, che poi va a finire male. Una cosa che mi ha dato fastidio dell'autrice, diciamo, una delle sue scelte di descrivere Thorne in ogni pagina. Allora, io ho capito come è fatto Thorne, cioè non me lo devi spiegare ogni volta, ma anche per Ofelia, cioè, ho capito, basta, cioè, basta una volta, due, poi no, cioè. Sono poi molto fluidi come libri. Capisco il primo che magari deve ancora approcciare la storia, un nuovo mondo fantasy, nuovi personaggi, però dal secondo dovrebbe essere un po' più fluido, più scorrevole, dovrebbe esserci più azione e così qua. Non manca l'azione, devo dire che non manca, però si fa aspettare, insomma. Le cose però sono poche in realtà. Prima di tutto mi piace molto il mondo che ha creato, e anche se in realtà ci viene descritto praticamente sempre, e questa cosa mi urta l'anima, come dicevo, per i personaggi vale anche per il mondo in cui loro vivono. Però diciamo che nonostante questo mi piace molto il personaggio di Thorne, nonostante i suoi contro, diciamo. Dall'altro lato capisco molto il suo atteggiamento, perché poi lui, dal personaggio freddo e duro che era prima, poi si scalda un po', diciamo. Però no, ecco, mi urta sempre che lui debba sempre mettersi al primo posto, lascia fare il lavoro anche agli altri. Nonostante lui sia l'intendente, è normale che lui possa fare molte più cose rispetto agli altri, però non lo devi mettere sempre in evidenza. Io, va bene che vuoi proteggere Ofelia, vuoi proteggere il tuo popolo, e questo mi piace tanto, però, cioè, calmati. Una cosa che mi piace tanto di Ofelia invece è che lei vuole fare di tutto per tenere fuori Thorne dai piedi, perché cioè, all'inizio la capivo, se lei non si voleva sposare con Thorne, una persona che non conosceva, e capisco la sua rabbia iniziale, ma poi perdinci, cioè tu vedi che lui vuole comunque
parlare con te, vedere la situazione con te. E questa è un'altra cosa che mi piace di Thorne, che lui cerca sempre di approcciare con Ofelia, ma lei si rifiuta. Cioè, perché dovresti, cara Ofelia? Tu stai vedendo la parte buona di Thorne adesso. Ci ha messo un po' a diventare così, Ofelia. Cioè, apprezzalo. Una cosa che anche apprezzo, della zia, che è la sua preoccupazione, perché giustamente Ofelia andrà a sposare uno che non conosce, in un paese che non conosce, non sa niente di quel posto, di quelle persone che ci vivono. Però, che cazzo, pure tu, zia, tu andrai con lei? No, ok. Capisco che tu devi andare con lei, la devi assistere a ogni cosa che fa, però calmati, cioè una volta che hai conosciuto il posto e il futuro marito di tua nipote, potresti pure darti una calmata, eh? Cioè non è che succede il fine del mondo, cioè succedeva, succede spesso anche adesso nei matrimoni combinati, nessuno si preoccupa più di tanto. Ci sarebbe tantissime altre cose da dire su questi libri, ma poi spalerei merda sull'autrice come non mai, quindi è meglio che mi fermi qui. Comunque, io spero che vi sia piaciuto questo video, spero che possiate dare un'occhiata a questi due libri, anche se non ve lo consiglio, cioè se voi dovete iniziare a leggere questi due libri non lo fate. A me sono stati regalati, quindi li ho letti, e perché mi sembrava giusto così, anche se avevo sentito tanti pareri negativi. Però se vi piace comunque l'avventura, perché questa non manca, l'azione proprio così che neanche questa manca, vi consiglio comunque di leggerli. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi libri e se avete intenzione di leggerli oppure no. Comunque iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!